Ragazzi, in questo video allora vediamo se sta registrando. Ok, allora in questo video vi farò vedere come usare ATube, che cerco catchera, come cavolo si chiama, appunto, per registrare il nostro desktop. Questo video è un video risposta a Scaroni 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5, perché ho visto che fa i video appunto con la videocamera tipo questo. Bene, allora io ti metterò in descrizione questo pacchetto dove troverai ATube, acer.inc, che sarebbe questo. Allora lo prendiamo, lo mettiamo qua sul desktop, lo apriamo e avremo la schermata. Allora, questo non solo registra, ma può anche scaricare musiche. Qua mettiamo l'URL e ce lo scarica. Facciamo scarica, però non so poi dove va e quindi non l'ho mai usato. Allora, qua è la cosa che ci serve di più. Allora, possiamo fare. Passiamo dall'inizio. Seleziona l'area da. Se facciamo selezionare area, cioè per esempio questa parte blu, oppure tutta, eccetera. Poi seleziona finestra. Tipo, se registro solo questa, cioè dell'archivio WinRAR, oppure se registro solo Minecraft, che se serve un tutorial registri solo con quello. Poi qua si aspettate che no, si è aperto. Allora, microfono Realtek, qua sarebbe il microfono per sentire. Cliccando qua non si sente, tipo ora. Si è sentito o no? Quindi almeno qui qua volume master non lo so. Seleziono il formato di uscita, lasciate così. Qua selezioniamo la cartella dove selezionare, cioè dove mettere il video. Clicchiamo sui tre così qua e scegliamo. Allora, opzioni registra, qua si può scegliere se registrare, cioè come per esempio ferma dopo trascorsi qua dove sta cioè dove stanno i minuti, no? Dopo 60 secondi che arrivano qua si chiude, almeno credo che si chiude il programma e smette di registrare. Poi partenza in ritardo significa che dopo 5 secondi inizia a registrare. Riduce l'avvio significa che quando noi facciamo start qua, play, non lo so, start, facciamo così, cioè premiamo start e si abbassa da solo senza noi premere. Poi registra mouse, cioè per vedere la freccia, tipo ora lo tolgo, non so se si vede. Oh. Poi segui mouse, è come se la zona, cioè lo schermo, visualizza, almeno credo che non l'ho mai provato, la freccia, per esempio così si vede, almeno credo, poi non so, la freccia. Cioè vedete solo la freccia, almeno credo. E poi questo sarebbe la parte principale. Poi qua copiate come sta, così. Ok, così, poi. Vabbè. E poi è solo questo. Comunque fai dei bei video, Scaroni, sono molto felice che ti stai appassionando delle, non solo di Minecraft Vanilla, ma anche delle mod, anche se sono molto raffreddato, vabbè. Spero di esserti stato utile. Vabbè, questo è un potrebbe essere anche un video per gli altri. E ci vediamo al prossimo video tutorial. Ciao!